Professore Candia, lotta contro il tempo. Ieri la notizia che a livello regionale, insomma, sono state raggiunte delle intese, la scuola comincerà il 14, se non sarà possibile il 24, e c'è la disponibilità, l'urgente necessità di reperire dei locali. Qui a Lipari, almeno qui nel suo istituto comprensivo, come stanno le cose? Allora, noi abbiamo intanto recepito la circolare dell'assessore regionale, essendo tutti i nostri plessi sede di seggio, noi abbiamo deciso di iniziare il giorno 24, senza cominciare, richiudere, ricominciare, che non ne valeva la pena. Abbiamo già fatto stamattina delibere di collegio docenti e delibere di consiglio d'istituto, ovviamente all'unanimità abbiamo deciso. Noi siamo riusciti, attraverso la soluzione dell'edilizia leggera, a reperire ambienti idonei dentro i nostri plessi, quindi non abbiamo bisogno di aree esterne. Ne avremo bisogno probabilmente per l'attività dell'educazione fisica, laddove ovviamente non abbiamo locali idonei, non abbiamo palestre, eccetera, ma lì poi ci penseremo ad anno scolastico iniziato. Per quanto riguarda edilizia leggera, professore, a Lipari o anche nelle altre scuole di cui fa parte, che fanno parte di questi istituti? Allora, edilizia leggera, tradotto in termini molto pratici, noi recupereremo dall'aula magna attraverso una parete di tramezzo leggera, esatto, che poi sarà da togliere, recupereremo due aule abbastanza ampie e capienti da tenere classi anche abbastanza numerose. Numerosi intendo arrivare sui 26-27, insomma, gli alunni che noi abbiamo qui. Poi recupereremo a Vulcano, nell'area atrio, attraverso sempre un tramezzo leggero, adeguatamente illuminato, eccetera eccetera, un'aula per la scuola materna che è abbastanza ampia. Per il resto, riposizionando adeguatamente i banchi, rimodulando le assegnazioni, ce la faremo, dovremo farcela. Per quanto riguarda invece i docenti, personale ATA, come la situazione? Questo è chiaro che si ricollega un po' alla situazione nazionale, no? Sì, certo, noi abbiamo in questo momento l'organico ordinario. In via informale ho saputo, mi hanno comunicato da Palermo e ieri ufficio scolastico, che assegneranno dei fondi alla scuola e dopodiché la scuola nominerà, rispetto ai fondi ricevuti, al fabbisogno richiesto, direttamente gli insegnanti di cui ha bisogno. Quindi in piena autonomia potrà implementare l'organico? Assolutamente sì, speriamo, vediamo quanto sarà possibile, certo, ma noi speriamo il massimo possibile. Secondo la sua esperienza, questa è una situazione nuova, come andrà, professore? Io sono ottimista e mi auguro che andrà benissimo. Solo una cosa mi viene da dire: c'è necessità di una grande responsabilità da parte di tutti, insegnanti, personale, famiglie e alunni. Con questo senso di responsabilità credo saremmo messi su una buona strada, me lo auguro. Anche perché della scuola non si può fare a meno. Assolutamente, dobbiamo riaprire. Grazie, professore.